Giordana, vice allenatore nazionale amputati, e oggi facciamo questa amichevole contro la nazionale sacerdoti. È un bellissimo evento perché i sacerdoti sono molto forti, ma in particolare a noi ci danno la possibilità di giocare contro una squadra con due gambe. Sembra una battuta, ma non è così, perché abbiamo la possibilità di, noi ci dobbiamo sempre confrontare con chi ha due gambe, perché ci mettono in difficoltà. Purtroppo in Italia non c'è un campionato per gli amputati, quindi solo nei nostri concentramenti a nazionale riusciamo a farli giocare con i ragazzi normodotati, in questo caso con la nazionale sacerdoti. Ci dà la possibilità di sperimentarli e soprattutto ci dà la possibilità di capire qualcosa, perché noi la prossima settimana abbiamo un triangolare a Fano con Francia e Turchia, e quindi stasera dirameremo le convocazioni. Buccianti Moreno, arrivo dalla Toscana Follonica e sono il presidente e allenatore di questa associazione denominata Selecao Sacerdoti Calcio. Questa associazione nasce nel 2005, naturalmente annovera sacerdoti con la passione per il calcio, ed oggi siamo qui a Corlo di Formigine per disputare la nostra prima partita dell'anno in questa amichevole contro la Nazionale Calcio Amputati. Questa amichevole perché ci lega l'amicizia con Renzo Vergnani, allenatore di questa squadra, e per noi è il primo raduno dell'anno, per cui siamo arrivati qui a Corlo con l'intento naturalmente di conoscere questa realtà,
questa nazionale che rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati del mondo, e per sostenere un test con i nuovi sacerdoti che si sono aggregati gli ultimi mesi alla nostra associazione. La nostra associazione attualmente ci lega alla beneficenza e alla solidarietà, perché tutti i sacerdoti che arrivano da più parti d'Italia sono appassionati di calcio e condividono con noi quelli che sono progetti benefici. Riccardo Tondi, vengo da Pesaro, ho 39 anni, e sono venuto a conoscenza della nazionale di calcio amputati tramite a Lorenzo Marcantonini, un ragazzo di Fano, quindi abita vicino a casa mia, e nel 2013 e da lì ho cominciato a giocare a calcio, perché io prima non giocavo mai, e sono riuscito a entrare in nazionale, sono riuscito a partecipare a un europeo, un mondiale, e spero di partecipare anche al mondiale del Messico del 2018. E per me è una grande famiglia, siamo tutti molto legati non solo nel fatto che giochiamo nella stessa squadra, ma tutti abbiamo una piccola mancanza, diciamo così, che ci accomuna e che ci unisce alla nostra piccola problematica, e siamo molto uniti tutti quanti. Ti ringrazio sempre tutti i miei compagni, chi si dà da fare, chi ci ospita, chi si dà da fare per organizzare gli eventi, le partite, anche qui a Corlo ringraziamo tutti quanti, sia dal ristorante, dall'hotel, dall'organizzazione di Paolo Zarzana, del CSI di Modena, il ristorante che ci ospita, il campo qua da calcio e tutti quanti. Giardino Piermario, sono nato a Torino, sono di Torino, sono uno dei portieri, mi sono fatto male nel 2006, ho perso il braccio, dopodiché ho avuto una vita apparentemente negativa, perché non volevo mai uscire di casa, mi vergognavo di questa situazione. A un certo punto ho scoperto che a Torino esisteva il Torino Calcio for Disabled. Ho cominciato ad andare a giocare con loro, mi sono ritrovato di nuovo a vivere una vita serena con i miei familiari, i miei cari, e perché comunque il pallone è sempre stato il fil rouge della mia vita. Io prima di fino a 30 anni facevo il professionista in Serie C, per cui insomma capite che per me giocare a pallone era sempre stato un motivo di grosso interesse. Un giorno ero a Modena, combinazione da queste parti, a giocare un torneo con il Torino, e il direttore sportivo della nazionale mi ha contattato e mi ha chiesto se avessi avuto piacere di andare a giocare con questa nazionale. Naturalmente per ogni giocatore il sogno, che sia esso disabile, che sia normodotato, di giocare in nazionale è importante, per cui mi sono avvicinato a questa squadra. Ormai è 3 anni che gioco qui, ho giocato la Coppa Europea a Varsavia in Polonia, ho giocato l'ultimo europeo e adesso stiamo lavorando per andare ai mondiali. Il nostro gruppo è un gruppo meraviglioso, fatto di persone diverse tra loro, ma comunque con un unico obiettivo, quello di stare insieme, divertirsi e portare sempre più in alto la bandiera italiana, perché noi rappresentiamo 4 milioni di persone in tutta Italia che sono gli amputati. Sono Ivan Martucci, 25 anni, vengo da Napoli e sono centrocampista. È la seconda volta che mi approccio alla nazionale amputati. Per me è un grande onore indossare questa maglia, perché ha sancito il mio riscatto per il calcio. Io ho sempre giocato a calcio e da quando ho avuto l'incidente mi è cambiata un po' la vita. Però grazie a Emiliano Gronghi, che è il preparatore dei portieri, mi ha aperto questa strada, che per me è veramente importante, e speriamo che continui. Sono Marcello Cirisano, faccio parte di questa nazionale da 2 mesi a questa parte, sono felicissimo, è una cosa che mi ha aiutato tanto a credere che possiamo giocare con le stampelle, che non è tanto facile, ma ci vuole tanta forza, e una gran bella cosa. Io sono felice e vorrei far parte di questa nazionale a lungo. Ringrazio tutta la squadra, sono fantastici, mi trovo benissimo, alla grande.
Grazie.